Senatore, oggi un importante riconoscimento, quello che le viene conferito con la presidenza onoraria della CGIL Sicilia, un ruolo che lei ha svolto appunto attivamente portando avanti tante battaglie nel corso degli anni, perché lei è stato appunto il segretario generale della CGIL Sicilia. No, io sono stato il primo segretario regionale eletto nel 1947 in un congresso regionale che si è fatto qui a Caltanissetta con la presenza di Di Vittorio, di Giuseppe Di Vittorio, che era il segretario generale della CGIL, e si è fatto a Caltanissetta. Io ero allora segretario della Camera del Lavoro di Caltanissetta, e prima di andare appunto a Palermo a dirigere la CGIL siciliana, si fece a Caltanissetta come riconoscimento che la CGIL nazionale fece alla provincia di Caltanissetta, dove si erano svolte grandi lotte dei contadini, degli zolfatari, dei lavoratori, la Camera del Lavoro di Caltanissetta e i lavoratori soprattutto di Caltanissetta avevano svolto un ruolo straordinario nella ripresa, nella riorganizzazione del movimento dei lavoratori siciliani. E quindi da allora, certo, io poi ho svolto dal 47 fino al 56 per 9 anni, sono stato segretario regionale della CGIL siciliana in anni molto, molto pesanti, molto difficili. Io sono arrivato a Palermo nel maggio del 1947, all'indomani della strage di Portella della Ginestra. Infatti l'anno dopo, il 1 maggio, a Portella della Ginestra sono andato io a sfidare appunto coloro che avevano fatto la strage dei lavoratori, delle donne, dei bambini a Portella della Ginestra. C'era stata grandi lotte non solo a Caltanissetta, ad Agrigento, a Palermo, a Catania, in tutta la Sicilia. La Sicilia in quel periodo segnava un momento di grande tensione. Il 47 è anche l'anno delle prime elezioni regionali e quindi comincia la regione con tante speranze del popolo siciliano. Il popolo siciliano pensava, giustamente pensava, poi sono venute le delusioni, che attraverso la regione la Sicilia potesse avere finalmente i diritti che gli erano stati sempre negati dai vecchi regimi monarchici e fascisti. Non c'è dubbio che da allora i lavoratori, certo, la Sicilia non è più nelle condizioni degli anni 40, degli anni 50, c'è stato un profondo mutamento, però è anche vero che c'è una grande e legittima delusione, perché la regione non ha corrisposto più, e il governo nazionale anche, a quelle che erano state le speranze, le attese e le lotte dei lavoratori siciliani. Oggi basta guardare la disoccupazione giovanile, guardare il fatto che anche a Caltanissetta, dopo la chiusura delle zolfare, non è nata una nuova attività produttiva, e basta guardare che cosa è diventata la regione, come che doveva essere un centro di propulsione e di sviluppo, invece è diventata essenzialmente un centro burocratico e di interessi che non sono proprio quelli dello sviluppo. Io credo che questa delusione bisogna trasformarla non in rassegnazione, ma in una nuova lotta. Io spero che la CGIL siciliana di oggi riprenda con vigore, con forza, le speranze, le attese e anche la volontà dei giovani siciliani.